Rocchi Teatro in Prato Santa Caterina, l'amministrazione pronta a rivitalizzare Largo Verde di Bassano. Volontariato tassato dall'assessore Lanzarini, l'appello al governo per eliminare al più presto l'imposta. Sono gravissimi padre e figlioletto di 6 anni coinvolti stamattina in un terribile scontro tra due auto. A Solagna c'è una strada fantasma e un residente ha chiamato Rete Veneta per chiedere di fare chiarezza. In treno, completamente ubriaco, minaccia 3 giovani con un punteruolo, ma viene bloccato e denunciato. Giallorossi sconfitti 2-1 in amichevole che è mercante, ha visto il Bassano incontrare la Godigese. Il 2018 è ormai agli sgoccioli, abbiamo chiesto ai bassanesi cosa lasciano alle spalle e come affronteranno il nuovo anno. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio bassanese. In primo piano ci occupiamo di lavori pubblici perché con il nuovo anno a Bassano ne arriva un'importante novità. Parco ragazzi del 99, Prato Santa Caterina o per i bassanesi semplicemente il Prato. È questa l'area su cui intende concentrare l'attenzione l'amministrazione comunale nel 2019. Il lavoro su cui siamo focalizzati di più è sicuramente la riqualificazione dell'area Prato Santa Caterina. E su questo stiamo facendo un lavoro importante, adesso a livello di progettazione, poi col discorso della scala mobile o tapis roulant, quello che sarà, per poter raggiungere il centro, agevolare anche tutta la residenza del quartiere Magnana verso il centro storico. Abbiamo messo dei soldi veri su questi progetti, quindi a testa bassa da inizio anno. Già dichiarata la volontà di trasformare in realtà lo storico progetto di un collegamento facilitato con il centro storico mediante scala mobile o tapis roulant, il comune però vuole fare ora molto di più, aumentare l'attrattività del parco rendendolo un luogo perfetto per ospitare manifestazioni e spettacoli. Tra le ipotesi allo studio del comune infatti c'è la realizzazione di un anfiteatro proprio all'interno dell'area verde. Un'arena che sorgerebbe dunque a poche decine di metri dallo storico teatro cittadino, l'Astra, e proprio il teatro è forse il rimpianto più grande di questa amministrazione. Bassano, per le dimensioni di città che ha e soprattutto anche per la qualità della sua proposta culturale, mi riferisco a opere estate in particolare, avrebbe bisogno di una struttura teatrale. Noi ci abbiamo provato all'inizio del nostro mandato, le cose sappiamo come sono andate, c'è sempre questa possibilità di sfruttare lo spazio dell'Astra, che però ricordo è di proprietà di alcuni privati, quindi bisognerebbe con loro accelerare un po' quello che è aprire quantomeno un tavolo di discussione a inizio anno per capire se c'è questa volontà oppure no di andare avanti. Questo potrebbe essere un auspicio che io faccio, insomma, ecco, però dipende anche da chi si siederà dall'altra parte del tavolo. Il governo voleva punire il finto volontariato, invece ne è uscita una legge che rischia di penalizzare fin troppo chi vuole aiutare il prossimo. Ne abbiamo parlato con l'assessore ai servizi sociali Emanuela Lanzarin, che in merito alle novità introdotte per il volontariato dalla nuova finanziaria si augura che il governo faccia subito un passo indietro. Si volevano punire quelli che facevano finto volontariato, invece è uscita una norma che quasi punisce chi aiuta il prossimo. Nella legge di bilancio in discussione in Parlamento, infatti, c'è una norma che rivede il sistema di tassazione agevolato per il terzo settore, per le associazioni che operano per finalità sociali senza scopo di lucro. Il governo ha promesso di correggere il tiro. Questa è stata una cosa che deve essere sicuramente corretta. Mi sembra che l'impegno da parte del governo, del primo ministro, ma anche dei ministri sia Di Maio che Salvini, insomma, è di quella in un primo provvedimento utile, quindi io credo e mi auguro a gennaio, insomma, di rivederla e riportarla come era prima. Il vice premier Luigi Di Maio si è impegnato a riformulare la disciplina fiscale nel primo provvedimento utile di gennaio. Ora non si può, prima bisogna approvare il bilancio in fretta. E sappiamo che oggi tassare ulteriormente il volontariato, che già vive un momento difficile, ricordiamo che c'è anche una riforma nuova in atto, la riforma del terzo settore, che impone tutta una serie di balzelli per quanto riguarda la burocrazia, la privacy e altre cose.
e mettere un ulteriore balzello di questo tipo sarebbe insopportabile. In Italia oltre 5 milioni e mezzo di persone fanno volontariato, il Veneto però ne è la patria, un Veneto su 5 fa volontariato, quasi 4.000 associazioni sono iscritte nel registro regionale. Oggi ci sono dappertutto, dalla protezione civile a tutte le attività legate appunto all'emergenza, al soccorso, ma anche la cura degli anziani, dei disabili, insomma le troviamo dappertutto e ripeto, sono per noi dei partner fondamentali nelle nostre politiche di welfare. Giusto insomma individuare e punire chi si nasconde dietro al volontariato per ottenere fondi pubblici, ma in Veneto le situazioni irregolari sono senz'altro pochissime. Il governo insomma deve sostenere e premiare chi aiuta le fasce deboli. Siamo alla cronaca con un gravissimo incidente avvenuto questa mattina a Sant'Orso, sono in condizioni gravi un padre ed un bimbo di 6 anni. Si trovano ricoverati all'ospedale in gravissime condizioni padre e figlio, 38 e 6 anni, coinvolti questa mattina in un terribile incidente stradale a Sant'Orso, in via dei Prati, vicino al cimitero. Per il piccolo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasportato al nosocomio di Verona, mentre il papà in codice rosso si trova al San Bortolo di Vicenza. Tutto è accaduto poco dopo le 9 per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale. I due viaggiavano a bordo di una Ford Fusion che si è scontrata contro una Honda, finendo la sua corsa contro un muro. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per riuscire a estrarre l'uomo e il bimbo dalle lamiere dell'auto prima di affidarli ai sanitari, illeso il conducente della Honda. E ora invece ci spostiamo a Solagna perché ci ha chiamato un nostro telespettatore per raccontarci la strana storia di via Bresagge. Una strada fantasma, così un residente definisce un tratto di via Bresagge a Solagna, perché nonostante le ricerche fatte sembra che alcune centinaia di metri non risultino al catasto del comune e così il signor Zonta ha chiamato Rete Veneta, vorrebbe chiarezza. Il problema è nato qualche mese fa quando un signore ha comprato dei terreni al di sotto della strada ed è stato costretto a comprare anche la strada perché quando gli abitanti di Borgo Scotta hanno ceduto il terreno al comune per costruire la strada, non sono stati registrati a catasto. In pratica i proprietari della strada sembrerebbero essere ancora i singoli residenti. È una strada privata, però anche fantasma, perché se io compro una casa e vado a vedere il mappare, non esiste la strada. Interessato della vicenda, il sindaco ha fatto anche un sopralluogo sul posto. Tra i vari problemi che si creano con questa situazione, anche quello del parcheggio. Si è detto che una volta facevano così, si mettevano d'accordo e non veniva fatto niente per iscritto. Una soluzione che non sembra essere sufficiente, però molto meglio sarebbe chiarire ufficialmente e una volta per tutte. Chiediamo che le cose vengano regolarizzate e che possiamo trovare un posto per parcheggiare la macchina senza disturbare i proprietari. La richiesta al sindaco, che pure sembra aver chiara la situazione attuale, è insomma quella di intervenire come amministrazione per mettere ordine e venire incontro alle esigenze di tutti i residenti di questo bell'angolo di Solagna, da cui si gode un meraviglioso panorama. E da Solagna a Cassola, il comune infatti è stato citato in giudizio da una 63enne. Cassola cade in una buca e chiede al comune 38.000 euro di danni. I fatti risalgono all'inizio del 2017, quando una donna, oggi 63enne, è precipitata pesantemente a terra mentre camminava lungo via Ferrarin per colpa di una buca profonda 10 cm trovata nel terreno. La donna è stata costretta a ricorrere subito alle cure del San Bassiano, dove le sono stati diagnosticati diversi traumi, tra cui un colpo di frusta e la frattura di una caviglia. A seguito di quell'incidente, alla 63enne è stata riconosciuta un'invalidità pari al 10%. Da qui la decisione di citare in giudizio il comune di Cassola per chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, quantificati dal legale della donna in una somma di circa 38.000 euro. Pozzoleone tocca quota 503 edizioni la Fiera di San Valentino che aprirà il prossimo 9 febbraio. La più antica Fiera del Veneto per il 2019 propone come tema portante il passaggio generazionale e la tutela delle tradizioni, partendo da una riflessione su tutti i numerosi cambiamenti che negli anni hanno coinvolto e talvolta stravolto la Fiera di San Valentino. Gli organizzatori hanno deciso di far emergere proprio questo aspetto di una tradizione che ancora una volta vedrà protagonisti indiscussi i mezzi agricoli e le tantissime bancherelle con prodotti locali, di artigianato e oggetti della vera tradizione veneta.
Bassano, serata speciale per l'ANIOC di Bassano del Grappa, l'Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche. Momento di condivisione e auguri organizzato dal delegato bassanese Cristian Zanchetta. È stata l'occasione per consegnare le onorificenze e le attestazioni premiate alle persone che si sono distinte nel mondo del volontariato e nel settore della sicurezza. Presenti alla cerimonia di consegna anche l'assessore Cristina Busnelli e il sindaco di Pove Orio Mocellin. E siamo allo sport con il calcio, vediamo com'è andata l'ultima amichevole di questo 2018 per il Bassano 1903. È finita con una sconfitta di misura per 2-1 l'ultimo test amichevole del Bassano 1903. A imporsi al Mercante è stata la Godigese, formazione che milita in promozione e che ha superato i giallorossi grazie alle reti realizzate da Driss nel primo tempo e da Cusinato nella ripresa. L'unica rete giallorossa porta invece la firma del solito Mattia Battistella. Quella di oggi al Mercante, oltre a rappresentare una perfetta occasione per testare potenzialità e capacità dei bassanesi, è stata l'opportunità per vedere in campo i nuovi arrivi scelti dal DS Cristian Giacometti, che spiega così le mosse del mercato invernale. Abbiamo cambiato qualcosa, qualche ragazzo che giocava poco l'abbiamo svincolato, abbiamo preso qualche altro ragazzo che ci serviva per aumentare magari la fisicità, un po' le capacità naturalmente. Comunque siamo contenti, adesso vediamo da qua alla fine, dobbiamo sicuramente inserire questi ragazzi, nuovi ragazzi, e farli rendere al meglio insomma. E c'è grande attesa dalle parti di Via Piave per vedere finalmente in campo anche Solomon Ovoio. Solomon è un ragazzo che sta andando con noi da agosto, lo stiamo aspettando, adesso ufficialmente è tesserato con noi e dobbiamo metterlo nelle condizioni di far bene, nel giusto, non dobbiamo aspettarci che ci cambi il tutto, però che ci dia una mano sicuramente. Il girone di ritorno infatti per i bassanesi si preannuncia tutt'altro che facile, contro la capolista tutti daranno il massimo. Non sarà facile sicuramente, lo sappiamo. Siamo attrezzati per far bene e sicuramente dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto il girone d'andata. Poco più di 48 ore daremo l'addio a questo 2018. Allora siamo andati a chiedere ai bassanesi cosa si porteranno di questi 12 mesi e invece cosa si attendono dall'anno che verrà. 2018, ormai gli sgoccioli, cosa lasciamo in questo 2018? Tanti pensieri, basta. E come si accoglierà il nuovo anno? Con tante speranze. Stessa cosa con l'acqua. Guarda, come mia mamma, spero un migliore 2019, perché il 2018 non è stato molto bello per me. Comunque dai, teniamo speranza insomma, ecco. Io lascio una cosa che poteva essere bruttissima, ma è diventata meravigliosa, nel senso che avrei dovuto problemi di salute risolti bene. E io personalmente tante belle cose, un nipotino, un viaggio in Messico, per cui va benissimo per me. Le 18, una nuova bombolina, qua la mia bimbetta che è arrivata, quindi tanta gioia. I calcoli dei reni li ho lasciati all'ospedale. Beh dai, allora questa è una cosa buona. Sì. Come si prepara ad accogliere il nuovo anno? Bene, con entusiasmo. E ci lasciamo le cose belle e le cose brutte che fanno crescere tutti, nel bene e nel male. Come si affronta il nuovo anno? Con positività, sempre. Ci lasciamo poco niente. No. Come vi preparate ad accogliere il 2019? Proviamo a raccoglierlo con le braccia aperte e speriamo che vada bene. Per questo 2019 quindi cosa c'è da aspettarsi? Ancora tanta salute, no. Pace, serenità, un mondo di bene a tutti. Come lo affronta questo nuovo anno, signora? Ma con un sorriso e con ottimismo, perché io sono una persona ottimista. Ottimismo, sempre con tanto ottimismo, se no non si può vivere. E cosa si aspetta nel nuovo anno? È sempre meglio. Sempre meglio, vero? Certamente. Prima di tutto lascio un bell'anno con i suoi problemi, le sue gioie, spero che continui così, insomma, ecco. E come ogni sabato è arrivato il momento dell'appuntamento con la TV dei ragazzi, in collaborazione con la Fondazione Pirani Cremona. Questa sera i nostri piccoli giornalisti in erba si occuperanno di fotografia. Ciao a
tutti, oggi parliamo di fotografia. Siamo qui per intervistare un fotografo professionista. Buongiorno signora Biani. Buona giornata, grazie a voi. Da dove nasce la sua passione per la fotografia? Avevo la vostra età, quando ho avuto la prima macchina fotografica, e allora fare una fotografia era una cosa preziosa, perché aveva un costo ed era una cosa anche che non tutti potevano avere. Quindi la fotografia nasce quasi da, proprio dal piacere di avere dei ricordi e di averli in mano stampati. Sappiamo che ha appena ultimato un libro fotografico intitolato Sentieri nella notte, utilizzando una tecnica fotografica particolare. Ce ne vuole parlare? Sì, volentieri. Allora, la tecnica fotografica che ho adoperato è stata quella di illuminare nella notte per far vedere quello che volevo vedere io. Di notte, se tu illumini un albero e tutto attorno è scuro, tu vedrai quell'albero. Io volevo far vedere con la luce proprio quello che mi piaceva mettere in evidenza nei forti, nelle trincee, nell'altopiano. Quindi con un gruppo di amici siamo andati di notte e abbiamo fatto più di 40 uscite. Sapendo che noi adolescenti utilizziamo quasi esclusivamente lo smartphone per fare le foto, ha qualche consiglio da darci? Sì, il consiglio principe che vi do è quello di cominciare a fotografare con gli occhi. Quindi non guardare il mondo attraverso lo smartphone, ma guardarlo attraverso gli occhi. Dovete essere curiosi, dovete cercare di immaginare e dopo forse fotografare, ma imparate a guardare, alzate gli occhi, perché ogni volta che voi guardate dentro il telefonino o avete 100 messaggi al minuto, perdete delle cose. Allora qualche volta alzate gli occhi e guardate quella fotografia. Grazie per la sua disponibilità. Continuate a seguirci ogni sabato qui su Rete Veneta. Ciao! C'è la cronaca in apertura della pagina dell'Alta Padovana, andiamo a Cittadella dove un ubriaco ha minacciato con un punteruolo tre giovani su un treno. Cittadella, momenti di terrore in treno dove un individuo armato di punteruolo ha minacciato tre ragazzi che stavano tornando a casa. I giovani erano seduti in uno dei vagoni lungo la tratta Vicenza-Castelfranco quando poco prima della città murata si sono trovati davanti l'uomo, un 29enne di origine ghanese residente a Resana. Completamente ubriaco ha estratto l'arma, ha iniziato a brandirla davanti al volto dei passeggeri. I tre sono riusciti a dare l'allarme al controllore che ha subito allertato i carabinieri e quando sono arrivati in stazione a Cittadella il 29enne è stato bloccato e denunciato. Fontaniva. Un consiglio comunale rovente. Il presidente Luca Pandin rischia di essere pestato da un cittadino. Il motivo? L'uomo era stato redarguito perché stava filmando la seduta, pur essendo vietata ogni ripresa. Il presidente ha chiesto alla persona interessata di chiudere ogni registrazione e allontanarsi, ma è stato necessario l'intervento della polizia locale per far uscire dalla sala chi stava filmando. Il cittadino se n'è andato, non prima però di aver minacciato di ritorsioni il presidente del consiglio comunale di Fontaniva, che ora presenterà denuncia ai carabinieri. Alta Padovana. Da Roma quasi 3 milioni di euro di contributi dirottati a favore dei comuni medio-piccoli del campo sampierese e del cittadellese. Serviranno alla realizzazione di lavori pubblici urgenti, come manutenzione di scuole, strade e per la sistemazione del dissesto idrogeologico. In particolare 70.000 euro a comuni di piccole dimensioni che contano tra i 5 e i 10.000 abitanti. A Villa del Conte 50.000 euro, mentre i comuni sopra i 10.000 residenti, come Campo San Piero, San Giorgio delle Pertiche, Campodarsego e Trebaseleghe riceveranno 100.000 euro. E come sapete continua l'appuntamento con i vostri presepi, potete ancora segnalarci le vostre natività, ancora gli ultimi giorni, i recapiti che vedete in sovraimpressione. E intanto noi questa sera vi mostriamo il presepe realizzato da Roberto Forte a San Lazzaro di Bassano del Grappa.
Darò uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera alle 21.20 torna il grande cinema di Rete Veneta con la pellicola L'Inferno e Ritorno, un film datato 1955 che racconta la storia di Audie Murphy, il soldato più decorato degli Stati Uniti d'America. Domani invece alle 9.10 il solito appuntamento con il Santo Rosario e a seguire la parola del Signore, e alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Vivenza. Alle 17.30 alle 21.10 Idea Formazione Nordest, alle 17.45 invece l'appuntamento è quello con Agricoltura. In serata alle 21.20 Storia di Soldati. Per questa sera invece da Bassano è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata, ovviamente come sempre con i programmi di Rete Veneta. Arrivederci. Ogni giorno fino a Capodanno Cherubin ti aspetta con tanti simpatici omaggi e grandi offerte. Cacciottone 100% capra a 10,90 euro al chilo. Formaggio misto capra al pepe 9,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Precipitazioni assenti. Sulla pianura varie nubi basse e nebbie fino all'alba. Indissolvimento almeno parziale di giorno e nuova ripresa di sera. Sui monti poco nuvoloso. Temperature stazionarie di notte, di giorno in calo sulla pianura e in aumento sui monti. Accompagna le feste con i vini del Piave, da 1,40 euro al litro. Prosecco millesimato Carrer a 4,90 euro. Cherubin, a Bassano, in via Gobbi.